Buonasera, buonasera amici sportivi, tifosi rossoneri, tifosi della Lucchese, ben ritrovati. Torniamo, devo dire, dopo una sosta forse mai così lunga come quella di quest'anno, quasi 4 mesi. L'ultima volta ci siamo trovati qui, pensate, era il 12 di maggio. Sono trascorsi esattamente 119 giorni. E seduto dove questa sera c'è il presidente della Lucchese, buonasera Alessandro Vichi. Buonasera a tutti voi. Seduto lì c'era un certo Guido Pagliuca, ora poi ne parliamo. Poteva esserci Alessandro alla prima puntata dell'anno 12 per quanto riguarda la nostra co-conduzione o no? Io senza di lui non sarei qui Non saresti stasera, venuto. assolutamente. Volevamo lasciarlo fuori stasera, è vero, però alla fine eccolo qua, l'opinion leader Giulio Castagnoli. Buonasera Buonasera, Giulio. buonasera a tutti. 119 giorni, di cui tanti passati sappiamo in ferie, in vacanza, Certo, però. come no, Eh? ovviamente. Allora, 360 10 38 330, noi ci siamo ancora, noi di Curva Ovest. Sento che ci siete anche voi perché forse si è sentito anche in diretta. È la prima puntata, perdonatemi, non ho tolto la suoneria e si è sentito il telefonino suonare, SMS, WhatsApp, ne sono già arrivati tanti, parleremo di tanti argomenti. Ovviamente il campionato, come sapete, è iniziato domenica scorsa con la Lucchese che giocava a Reggio Emilia, sconfitta per 2-1. È una Lucchese che ha cambiato tantissimo. Adesso poi ne parliamo anche col presidente. Tra l'altro, vi dico subito alle 22, alla pausa delle 22, per qualche minuto andremo a sentire anche gli amici di Imola con i responsabili dell'area tecnica, perché domenica debutto al Porta Elisa, c'è Lucchese Imolese che aprirà una settimana molto intensa, perché poi mercoledì ci sarà il Pontedera e poi domenica successiva, opinion leader, Fiorenzuola. il Fiorenzuola. E ora poi tolgo la suoneria, perdonate. Presidente, allora grazie intanto perché insomma ha subito accolto il nostro invito. E insomma, hai detto, prima puntata, insomma, è quasi obbligatorio che devo esserci. Senti, ti chiedo la prima cosa, poi tante domande ti arriveranno anche da casa. Estate ancora una volta caldissima, perché ormai la Lucchese è così. Voi siete qui, siete alla Lucchese da 3 anni, insomma, non c'è mai stata un'estate tranquilla. Beh, intanto grazie dell'invito, ma era doveroso che dovessi venire io proprio perché è la prima puntata e quindi tutti noi insomma, ci si teneva che iniziasse il presidente. Per quanto riguarda l'estate calda, sì, lo confermo. No, no, è questo, scusate, ora cioè, sto cercando di togliere la suoneria, abbiate pietà. Allora, vai, prego. Lo confermo perché non ci siamo fatti mancare niente, forse tra le tre estati questa è sicuramente quella, è stata quella più caotica. Ne siamo usciti, e si riparte, e credo che si possa tranquillamente dire che ripartiamo con più ambizione di quanto abbiamo lasciato il secondo anno, quindi a maggio. Velocemente, primi di luglio si era parlato di una ormai probabile cessione. Cos'è successo nella vicenda Scali con gli australiani? Ma cos'è successo? È successo che in effetti sembrava cosa fatta, quindi era questione di andare dal notaio, cosa fatta, e il giorno prima dell'evento abbiamo ricevuto una PEC dove il gruppo Scali si ritirava da questa manifestazione di interesse, anche adducendo delle Quindi scuse. sono stati loro che si sono tirati indietro. Sono stati loro che si sono ritirati indietro. Siccome è già giunta anche tra le domande da casa e me lo immaginavo, te la faccio subito. Sì. In questa vicenda uno di voi quattro, Bruno Russo, si era particolarmente esposto. Bruno Russo fa ancora parte della compagine o a questo punto è fuori? Che Ma Bruno Russo non è molti stato. se lo chiedono, No, Alessandro. ma lo capisco e qualcuno mi ha anche fermato all'interno della città proprio per chiedermi di Bruno. Bruno non è stato mai messo in discussione da nessuno di noi. Ha avuto qualche problema, forse di natura familiare, che si è un po' allontanato dal contesto lucchese per circa un mese. So che è stato in Calabria, quindi non si è visto allo stadio e magari la gente non l'ha visto Ha circolare. collegato la cosa alla vicenda Scali, Ma questo te lo puoi immaginare, no? diciamo che tutti noi siamo rimasti abbastanza Beh, lui scioccati. per primo, penso. Ma beh, chiaramente Bruno forse più di tutti, però ecco, voglio chiarire con la massima
Trasparenza che Bruno fa parte a tutti gli effetti della Lucchese, anzi noi ne abbiamo bisogno, ci contiamo. Quindi sul sperate suo di rivederlo presto. No, no, ma è già tornato. È tornato, quindi in questi giorni lui è in società, perfetto. Quindi è perfetto. Tornato. Abbiamo chiarito. Il Bruno di sempre. Senti, è chiarita anche, e poi veramente passiamo anche all'opinion leader e cominciamo, diciamo qualcosa in questo primo blocco, anche della prima partita che c'è già stata. Ho accennato in apertura che 4 mesi fa lì al tuo posto c'era Guido Pagliuca, venne qui, te lo ricordi, no Giulio? Due settimane dopo, con tanto di foto, sorrisi, a 74 denti, firmò il prolungamento del contratto fino al 2024, se non ricordo male, e niente, poi se n'è andato, abbiamo visto, ha debuttato col Siena, fatto 1-1, ho visto un pezzo anche di partita, tra l'altro giocando anche discretamente. Cosa è successo con Pagliuca? Pagliuca ha fatto esattamente come gli australiani. ecco, lui se n'è andato di sua iniziativa, è stata una sua scelta volontaria, per noi era ultra confermato, tant'è vero che al 30 di aprile abbiamo fatto un rinnovo di un biennale proprio per Guido, la settimana prima di andare... Ma ho fatto confusione, era prima che aveva rinnovato, prima sì, allora la settimana prima che si andasse a Gubbio noi abbiamo rinnovato un biennale a Pagliuca, quindi non è stato mai messo in discussione, ma infatti. Aggiungo che non era stato messo in discussione neanche dal gruppo australiano, perché anche loro volevano Guido Pagliuca che rimanesse come mister. È stata una sua scelta, tant'è vero che Guido insieme a Deoma avevano già costruito e contattato una buona serie di giocatori per la stagione in corso, e poi di fatto Guido se n'è andato, il gruppo australiano ha fatto... Questo ha stravolto un po' i vostri programmi, perché immagino che la Lucchese con Guido Pagliuca che rimaneva, indipendentemente dal fatto che poi sarà il campo a dire se è andata bene o è andata male, questo non lo sappiamo, sarebbe stata molto diversa, mi sembra di capire. Ma giustamente con Guido avevamo fatto un percorso, quindi la squadra si era data una sua connotazione, abbiamo dovuto ricambiare un po' il modulo di gioco della squadra, giocatori diversi, perché ogni mister ovviamente sposa determinati giocatori e quindi chiaramente è stato stravolto un po' tutto. Senza dimenticare che poi insomma la vicenda australiana, definiamola così, ha tenuto fermo più di un mese anche il buon Deoma sul mercato. Giulio, mi fai una chiosa sul... Esattamente un mese e mezzo. Un mese e mezzo. Mi fai una chiosa su quest'estate e poi cominciamo a vedere le immagini di Lucchese Reggiana. Tu come l'hai vissuto di te? Ci siamo sentiti, come abbiamo raccontato al buon Simone Barzanti su Lucca Live, ci siamo sentiti spesso, non dico tutti i giorni, ma spesso, e il tuo sentimento ha oscillato un po' tra... Sì, come il sentimento... Tra la fiducia, poi un po' di scoramento... Sì, come poi... il sentimento di tutti i tifosi, chiaramente, perché poi va vista la cosa anche dalla parte del tifoso, e qui credo di essere in grado di farlo. Il tifoso, chiaramente, ha terminato la stagione scorsa con un po' di entusiasmo ritrovato, no? Perché comunque il campionato è stato positivo. Ha terminato la stagione scorsa con, appunto, la società che aveva detto, attraverso, appunto, Daniele Deoma, che avrebbe cercato di mantenere il più possibile l'intrariatura, cercando di tenere migliori, inserendo qualche pezzo qua e là. Effettivamente la squadra aveva bisogno veramente di pochi ritocchi, secondo me, per essere ancora più competitiva. E chiaramente proseguendo il progetto, come diceva Alessandro, con Guido Pagliuca, e addirittura alzare l'asticella per il tifoso che è arrivato ottavo la scorsa stagione, significava cominciare a sognare un po' più un grande, magari, che so, un quinto, sesto posto, magari per giocare playoff in una posizione di classifica di vantaggio. Poi è successo quello che avete detto voi, quindi siamo passati da un ottimismo e da un entusiasmo di un certo tipo a addirittura un entusiasmo molto più grande, perché si paventava l'ipotesi che qualcuno economicamente forte venisse a dare una mano, insomma, o addirittura, come nel caso di Scali, a rilevare la società. Si parlava di programmi ambiziosi, quindi il tifoso ha continuato. E questo questa... invece non è successo. Poi che se è successo? Ti chiedo ora, dopo. No, no, te, fammi fare la cronostoria. Il tifoso poi si è ritrovato, diciamo, con la fine della trattativa Scali, chiaramente con difficoltà da parte loro, oggettive. E chiaramente si è cominciato a sentire parlare di salvezza, squadra giovane, minutaggio, eccetera eccetera, perché probabilmente, e qui Alessandro magari mi correggerà se dico una castroneria,
il budget in quel momento lì non era certo, cioè si parlava di sponsorizzazioni che c'erano, non c'erano, arrivavano, non arrivavano, eccetera, eccetera. Probabilmente in quel momento lì loro erano in difficoltà anche perché il budget non poteva essere cosa certa. Poi che è successo? È storia degli ultimi giorni. È arrivato uno sponsor, prima quello di Livorno, poi è arrivato un altro sponsor importante che è questa Finanza.tech di Milano, e allora lì si è cercato di rialzare un attimino il livello della squadra, perché fino a quel momento lì obiettivamente sì, tutti i giocatori di categoria, per carità, tutti i giocatori. Quindi adesso l'umore della tifoseria qual è? L'umore della tifoseria è in stand by, perché chiaramente bisogna vedere questa squadra che è stata completamente ribaltata, perché domenica hanno giocato 2/11 della scorsa stagione, se questa squadra sarà all'altezza. Coletta, Pacchini e Visconti mi sembra. Sì, tre, hai ragione, 3/11 della scorsa stagione. Due giocatori di movimento più e quindi siamo in fase di attesa per capire se questa squadra potrà ricalcare le gesta della squadra dell'anno scorso, se sarà addirittura meglio o se sarà peggio. C'è un giudice supremo in queste cose, il campo esatto. Tanto ha detto che nella prima giornata, primi 90 minuti, questi sono risultati, come sempre siamo al giovedì sera, io non sto a rileggerveli, però sicuramente l'abbiamo detto nel punto sulla Serie C che facciamo il mercoledì, il successo della Carrarese a Cesena, vediamo anche la classifica che poi conta relativamente. Ti sembra ci sia forse quest'anno qualche squadrone in meno? Non lo so, Alessandro, sia un campionato forse un pochino più, non dico alla portata di tutti, ma forse con meno squadroni come era l'anno scorso, no? Beh, c'era Pescara, il Modena che è andato in Serie B. Sì, però voglio dire, quest'anno comunque almeno sulla carta almeno 5 squadre sono posizionate per giocarsi il campionato. Tra queste, la prima che abbiamo già incontrato è la Reggiana, la Reggiana, che ha una squadra secondo me già da categoria superiore. E a questi ci metterei il Cesena, ci metterei l'Entella, il Gubbio e magari anche il Siena di Paiuca. Siena del nostro ex Paiuca. Certo. E a ridosso di queste io vedo la Lucchese. Ah, quindi io a ridosso dopo di le prime 5 ci può stare anche la Lucchese? Sicuramente sì, perché noi abbiamo allestito una squadra che oggi onestamente è ancora sottotono sotto l'aspetto fisico, ma è una squadra forse sulla carta, e poi il campo è quello che lo dirà, ma sulla carta è superiore a quella dell'anno scorso. Poi voglio sentire su questo anche l'opinion leader, poi vediamo le immagini di Reggio Emilia e cominciamo a leggere anche i vostri messaggi. Una cosa è certa, che Ivan Maraia, che magari possiamo anticipare, no Alessandro, presto avremo anche a Curva Ovest, sicuramente si ritrova con una squadra da amalgamare, da plasmare. E quando oggi parlavo con un collega e dicevo, ma secondo te domenica con quali uomini giocherà la Lucchese? Lui stesso è il buon Diego Checchi, che segue quotidianamente, ha detto, ma non lo so. E forse non lo sa neanche Maraia, perché proprio la sua Lucchese la deve cercare, la deve trovare, perché ha cambiato tantissimo ed è naturale che sia così. Dobbiamo andare in pubblicità, torniamo con Reggiana Lucchese, torniamo con tutti i vostri messaggi, con il presidente Vichi e con l'opinion leader, e alle 22 faremo una capatina anche ad Imola, a tra poco. Le 21:31 di questo giovedì 8 settembre, che poi vabbè l'8 settembre lo sappiamo, è una data storica, ma noi qui siamo a parlare di calcio, è la 12ª stagione, caro presidente Vichi, che io e quel signore lì, sempre direi piuttosto tonico e sempre, vedi come è vestito da giovanotto, abbiamo cominciato 12 anni fa, caro Giulio Castagnoli. Si comincia a sentire il peso degli anni. Uguale. Si comincia a sentire il peso degli anni. Tu sei sempre uguale, con la solita capigliatura, la barbetta. Quello per forza, assolutamente. Va bene, dai, presidente, andiamo un po' a vedere questa immagine del Mapei Stereo, sì. Perché effettivamente il calendario non è stato amico, nel senso dice la prima giornata vado a giocare subito sul campo della Reggiana. È chiaro che con una squadra che ho completamente, l'abbiamo spiegato, dovuto insomma rifare, non è facile, no? Però insomma alla fine, chiaramente dimostrando che la squadra deve ancora crescere, deve ancora diventare una vera squadra, come giudichi questa partita? La squadra si è comportata bene, erano messi benissimo in campo, chiaramente l'aspetto fisico ha giocato molto,
però poi alla fine dei giochi la Reggiana di occasioni vere ne ha avute tre, quindi grossi tiri in porta la Lucchese non ne ha subiti, il rigore non c'era, più volte si è rivisto, ma anche subito dopo, dopo averlo dato, già sul posto si era capito che il rigore non c'era. Però su questi campi... Ma questo è il primo gol della Reggiana, su questo penso ci sia poco da dire. Sì, perché... è stato un bellissimo gol di Lanini, un'ingenuità nostra da parte di un centrocampista che ha passato la palla dietro. Ecco, questi sono errori che generalmente quando... perdere la palla lì con queste squadre poi ti puniscono. Ti puniscono, ma sono errori proprio perché sei indietro di preparazione e di intesa. Questi sono errori, vedi, non si possono fare, no? Ma è bene che siano venuti proprio alla prima partita che nel prosieguo. Comunque Lanini poi ha fatto un bellissimo, bellissimo gol. Ha fatto un gran gol anche Rizzo Pinna. Questo ragazzo, che io dico sempre, due cognomi ma un talento non male, perché quando uno fa un gol così vuol dire che tanto c'ha la tecnica e i piedi. Poi, c'ha la tecnica e i piedi. Poi bisogna che abbia anche il resto però. Ma anche tanta personalità questo ragazzo, anche se ha un aspetto minuto, non disdegna il contrasto, tecnicamente è molto forte e questo era un giovane pupillo di Zeman. Quindi ha dei numeri questo ragazzo. Probabilmente la partita però, dopo vabbè, avete preso, lo vedremo, questo rigore sul quale anch'io sinceramente forse lì è stato un po' ingenuo Visconti, non lo so, però insomma... Diciamo che più che ingenuo Visconti è stato molto esperto il tizio che alle spalle si è buttato giù. Se lo riguardiamo bene... ora... Sì, ora lo dovremmo vedere. Però dovremmo vedere. Tu Giulio cosa dici di questa sconfitta? Io guarda, non sono d'accordo con Alessandro. No, ti spiego il perché. Allora, innanzitutto il rigore secondo me c'era perché anche Visconti non ha accennato alla minima protesta, perché io l'ho rivisto anch'io, mi sembra che sono andati sul pallone quasi in contemporanea, però Visconti arriva da dietro, li aggancia al piede. E poi il fatto che non abbia protestato secondo me è abbastanza significativo. Guarda, sì. Ora poi lo rivedremo, Visconti, ora poi lo rivediamo. L'arbitro va lì, dà rigore, ammonisce Visconti e Visconti addirittura... Però l'arbitro può vedere anche male, come si dice, il linguaggio del corpo è eloquente. Mi piace Visconti, che ci siano due opinioni diverse. Visconti sa di aver fatto il fallo e non protesta. Ma stai secondo me, qui sembra poi, il giocatore in maglia granata che vada verso... Visconti. Ma questo è chiaro che lui ha cercato di prendere la posizione per forza, no? È chiaro che in un'area di rigore. Comunque, vabbè. Per me rimane un rigore un po'. Io ho visto una partita sì. Che chiaramente con tutte le attenuanti della prima partita di campionato, inguardabile da tutte e due le parti. E questo va a discapito della Reggiana, chiaramente, che è la squadra che è più forte, che è tecnicamente di categoria superiore, come diceva giustamente Alessandro. Io ho visto i tre gol e il mezzo gol, che è quello che Pirola ha salvato sulla riga. Che dove poi si è fatto anche dove male. Dove poi si è fatto male. Grosso in bocca al lupo a questo ragazzo che dovrà star fuori sì. Un mese e mezzo, due mesi. Che quindi. Sono nati da quattro svarioni difensivi che non si, in una partita è difficilissimo vederne quattro clamorosi così. E in una partita di forse di categoria inferiore, sì, ma cioè fra i professionisti quattro svarioni così però sono... Però svarioni del genere li stiamo vedendo anche in Champions. Sì, quindi, però dico, comunque sia... che siamo all'inizio comunque della sia, stagione. C'è appunto, c'è l'attenuante che è per tutte e due, però in particolare per la Lucchese, perché chiaramente è una squadra che ha tutto cioè ha tutto... va assemblata di sana pianta, in sostanza, quindi grosse, diciamo... La partita è stata più brutta per la Reggiana che per la Lucchese, se si va a vedere. Però la Reggiana si è incarnata. Però la Reggiana l'ha vinta, chiaramente non sono d'accordo con chi dice, l'ho letto da più parti, che la Lucchese avrebbe meritato il pareggio, non so in base a quale teoria strana, perché la Lucchese ha fatto un tiro da 45 metri e basta, non ha fatto azioni d'attacco di nessun genere, per cui dico, la partita è andata così, bruttissima. Sai, poi le legittimazioni del giorno dopo, secondo tempo, meritate o meno, valgono poco. Comunque, il secondo tempo la Reggiana ha legittimato, se non fosse altro per il sabotaggio sulla linea, nato da un altro svarione, ma un paio di parate di Coletta, un colpo di testa che andava fuori, insomma, la Lucchese non si è mai affacciata nella tre quarti di campo avversaria e ripeto, la Lucchese ha le attenuanti
perché comunque è una squadra che va completamente assemblata. Ecco, Reggiana un po' meno. Questo è Pirola che salve, poi non ho capito bene il movimento. No, ha picchiato nel palo col ginocchio. Ha picchiato proprio sul palo. Sì, perché lui, poverino, per salvare il 3-1. Qui all'altezza del tibiale, sotto il ginocchio, ha battuto nel palo, ha un buco in questo punto. Accidenti. Appena toccato il ginocchio, però comunque necessita almeno di un mese e mezzo per rivederlo in campo. Ecco. La prognosi parla di 45-60 giorni. Sì. Peccato, perché mi dicono che questo ragazzo, non so se è parente dell'altro Pirola o meno, però mi dicono che è un ragazzo che si è inserito anche molto bene. Tra l'altro, peccato, perché era entrato veramente bene, con lo spiglio giusto, molta determinazione, peccato. Questo purtroppo fa parte, diciamo, dei rischi del mestiere, no? Come suol dirsi. Allora, leggiamo qualche messaggio, dai. Mario Santini Capello, che ultimamente, devo dire, ho visto spericolato arrampicatore, non so, delle Dolomiti, caro Giulio. Accidenti. È un alpinista incredibile, poi magari quando lo risentiamo. Da Vicky vorrei sapere, qui si torna su una vicenda che ormai, se la targa della nascita, lui ci ha mandato anche la foto, la famosa targa, no? Della nascita della Lucchese, può avere un fissaggio adeguato al blasone? Se ci devo andare io a metterla, cercherò di fissarla in maniera più adeguata, ma penso che dovrebbe essere qualcun altro a occuparsi di fissarla bene, ecco. Certo, e poi vabbè, ci chiede di Bruno Russo, rientra Alessandro Vicchi, ha risposto, detto, sì, è Bruno Russo è rientrato, e poi, ecco, questa te l'avrei fatta poi io, ma vedi, mi anticipano. Sinceramente la mia domanda invece era, è qualche mese che non si sente più parlare dello stadio, la vicenda stadio, è lì, è nel surgelatore, quindi è nel congelatore, è dove si tiene la frutta, parlando di frigo, è a bagnomaria, che ci dici? Cosa vi dico? Vi dico delle belle cose, perché è vero che era tutto in silenzio e la maggior parte dell'opinione era concentrata su altre vicende legate alla Lucchese, ma il progetto stadio va spedito e questa nuova amministrazione ha dato la più ampia disponibilità ad accelerare ogni passaggio possibile all'interno dell'amministrazione. Noi ci siamo impegnati entro la fine dell'anno a consegnare il progetto definitivo. Questo cosa significa come tempi? Questo vuol dire che progetto definitivo entro la fine dell'anno, commissione decisoria entro febbraio-marzo, bando europeo per la costruzione estate 2023. Lavori autunno. Dopo l'assegnazione del bando i lavori possono iniziare anche il mese successivo. I tempi che ci siamo dati sono, a partire da oggi, l'inaugurazione dello stadio in 3 anni. Inaugurazione dello stadio in 2025, quindi mi staresti dicendo. Esattamente. Vabbè, poi senti, una domanda curiosa sempre da parte di un altro telespettatore. Beh, ti abbiamo visto anche stasera nel TG Gioco Forza, non potevamo far finta di nulla. Non so se al volo Marco Cervelli, questa non te l'avevo messo in scaletta, abbiamo fatto questo servizio, l'abbiamo chiamato BITEP, perché questo sfortunatissimo ragazzo che fu anche nostro ospite, te lo ricordi Giulio, simpaticissimo, Johnny BITEP, ebbe un infortunio molto grave con la Juventus B 2 anni fa, sono passati quasi 2 anni, nell'ottobre del 20, tu eri alla presentazione di Jonathan, ieri ieri mattina a Castelnuovo Garfagnano, presidente della Lucchese. Questo significa, credo, anche insomma un buon rapporto, no, con la società gialloblu. Sì, io sono stato invitato a questa presentazione perché la Lucchese da quest'anno ha instaurato un rapporto di collaborazione con il settore giovanile del Castelnuovo, quindi nel limite del possibile cerchiamo di portare avanti questa grande collaborazione e in particolar modo per quanto riguarda BITEP è un caro ricordo per la Lucchese e anche per il ragazzo. È un po' anche un tuo pupillo, lo possiamo anche, dire, no? È anche un mio pupillo. Presidente della Lucchese, diciamo, hai aiutato molto affinché lui adesso potesse cercare di ripartire da un campionato, da una categoria che sinceramente... Noi non sappiamo se BITEP sarà un giocatore da Serie C o meno, qualcosina aveva fatto vedere, ma sicuramente
la promozione non c'entra nulla, Peter. Joe, se sta bene fisicamente, la promozione non è la sua categoria, quindi lui riparte dal basso, ma è giovane, e i numeri ce l'ha e dipende tutto da lui. Qui continuano a chiederci, Giulio, buonasera, vorrei sapere se Russo fa sempre parte della società. No, questo significa anche comunque il grande affetto, la grande stima e la grande considerazione che c'è da parte, credo, di tutti noi, a parte quei tre scemi che gli fecero quel coro nei confronti di Bruno Russo, no? Perché insomma, Bruno, sappiamo, poi è chiaro che questa vicenda in qualche modo lo ha anche segnato. Eccovi di nuovo ad allietare il giovedì rossonero. Beh, lo speriamo noi, siamo qui apposta, no? Argomenti sicuramente quest'anno non mancheranno, quindi stasera farò un augurio per un'ottima annata calcistica e un'esilarante conduzione capitanata dal grande Guido ed il mitico opinion leader, giusto, Giulio, direttamente dalla la stanza degli armadi. È vero che hai venduto la stanza degli armadi? Hai venduto gli armadi o la stanza direttamente? Vabbè, qualcuno ci ha sgamato, te lo dico sinceramente. Hanno anche detto che dentro qualche armadio ci sono degli scheletri, c'era qualcosa di più corpulento, però ride. C'è molta curiosità per vedere se hai ancora fatto quel blocco dei messaggi che hai fatto negli ultimi 2 anni. Del gentil sesso, comunque è Paolone D'Amoriano, il simpaticissimo Paolone D'Amoriano. Grande Paolone, ciao. Buonasera, vorrei chiedere al presidente se Vito Graziani è ancora il responsabile del settore giovanile e Massimo Valienza è ancora il direttore sportivo, sempre del settore giovanile, e se sì, una sua opinione su questa, a mio avviso, fantastica coppia. Confermo entrambi nei loro ruoli. Ci sono ancora e devo aggiungere che siamo estremamente contenti perché stanno facendo un grossissimo lavoro e quest'anno forse potremo raccogliere i frutti che hanno seminato da 2 anni a questa parte. Quest'anno il settore giovanile credo che darà delle grosse soddisfazioni. Siete ripartiti dalle macerie del resto. A proposito dell'opinion leader, poi andiamo a pubblicità. Ma rispondimi in modo telegrafico, mi risulterebbe che non ha, e questo è abbastanza clamoroso, che non hai ancora fatto l'abbonamento. No, l'abbonamento è stato fatto a suo tempo. Gabbiani è abbastanza affidabile. No. Allora, Gabbiano ha perso le piume, te lo dico io. Come ha perso le piume? Sì, ha perso le piume. Hai fatto l'abbonamento? Invecchiato. Sì, assolutamente. Ma familiare o solo te? No, l'ho fatto solo io. Di solito so che veniva anche tuo figlio. Sì, ma ha smesso. Ah, peccato. Ma è impegnato con gli studi. Ah, beh, per gli studi, certo. Va bene, pubblicità, poi ancora i vostri messaggi, tanti argomenti, come vedete siamo ripartiti, ma insomma proprio a sprombattuto, e poi fra una decina di minuti, anzi fra un quarto d'ora, andiamo ad Imola per sentire responsabile dell'area tecnica, sarebbe in pratica il loro Deoma. Il Deoma imolese, che è uno, attenzione, è uno, poi ne parleremo, che negli ultimi 3 anni ha vinto 2 campionati, ora io non so se quest'anno con l'Imolese riuscirà. Beh, tanto sono partiti e hanno battuto l'Alessandria, però insomma, lì nella regia. Allora, 21:46, no, presidente lucidissimo, caro Pino, molto più lucido di me, di te, che ci ha indicato che mancava un secondo e stavamo per tornare in diretta. Sono contento, forse anche la presenza del presidente, siete tantissimi, sinceramente. Devo dire la verità, non mi aspettavo la prima serata così, dopo tutte le vacanze che ha fatto, soprattutto l'opinione. Dove sei stato in vacanza, a proposito? Sono stato a Marina di San Concordio. Fare lo spirito. Sei stato anche via, non fare lo spirito. Sì, di testa, tutta l'estate. No, vabbè. Buonasera e ben ritrovati. Purtroppo l'inizio del campionato per entrambe non è stato dei migliori. Speriamo di invertire la rotta già dal prossimo turno. Cordiali saluti, Massimo di Pisa. Massimo da Pisa, eri preoccupato, Massimo? Come vedi, siamo tornati. Beh, effettivamente sì, insomma, anche la sua squadra. Beh, lì è passata anche qualche giornata, non è che sia partita benissimo. Buonasera a tutti per il presidente Vichi. Perché è stata smantellata la squadra lo scorso campionato? Presidente, l'abbiamo spiegato, perché vi siete ritrovati a zero. Da una cessione che non è andata in porto, un allenatore che ha fatto i bagagli è andato via, no? I motivi sono stati questi. Sì, assolutamente sì. E non ve lo sareste aspettati magari a maggio? Mai, nessuno di noi. Perché non è stato presentato alla stampa il nuovo sponsor e conoscere quali sono i suoi obiettivi? Solo stadio? E su quest'ultimo, a che punto siamo con lo stadio l'ha spiegato prima.
Perché non avete, allora, lo sponsor, non so se si riferiscono al main sponsor sulle maglie, finanza a te, non lo so, non ho capito bene, però tu l'hai spiegato benissimo in conferenza stampa, loro sono molto legati anche al mondo culturale. Assolutamente, essendo sì. legati al mondo culturale, dove capitare meglio che a Lucca, che è una città sì. culturale storica per antonomasia, no? E poi chiaramente cultura per loro, ma anche per noi stessi, per tutti, è matematico associare sport, quindi cultura, sport, Lucca e visibilità, il calcio è quello che dà la maggiore visibilità. Allora, chiede poi questo amico, che è Renzo da Firenze, chiede dello stadio, se ci seguivi prima Renzo, il presidente ha risposto, insomma, la notizia della serata è che sono dati 3 anni per l'inaugurazione del nuovo stadio di Lucca, quindi sì. mi sembra già questa una bella notizia. Che è successo? Mi è sparito il telefonino improvvisamente, scusate, no, perché andava avanti, ora non so se lo ritrovo. Sì, lui dice, perché non avete indetto un'iniziativa? Marco, partiamo con le immagini dell'allenamento, proprio non di oggi, perché oggi era a porte chiuse, ma di ieri, della squadra a Saltocchio. Renzo chiede, perché non avete indetto un'iniziativa, forse vuol dire, insomma, fatto un'inaugurazione del campo di Saltocchio? O forse è prevista in calendario? Non lo so. No, allora è sicuramente prevista quando saranno ultimati tutti i lavori. Ora è pronto lo stadio, è pronto il campo, tant'è vero che gli allenamenti li facciamo già a Saltocchio, e sono pronti gli spogliatoi, vogliamo mettere tutto in ordine, anche la parte esterna al campo, e poi sicuramente verrà inaugurato come è giusto che sia. Però magari con una bella amichevole? Assolutamente sì, anche perché questa è veramente una struttura che è diventata un piccolo gioiello. Perché fondo lo vediamo, il campo è bellissimo. Bellissimo. Non so, ci sono delle riprese anche dall'alto, sì, ma da sì, qui si vede sì, benissimo. Sì, sì, sì. E qui i tempi ce li dà invece per quanto riguarda? Per quanto riguarda l'inaugurazione, io credo di essere intorno ai primi di ottobre. Diciamo primi di ottobre, metà ottobre verrà inaugurato sotto ogni aspetto. Tanto Luca della Gradinata agitata, abbiamo parlato prima di Pagliuca e del suo addio alla Lucchese, insomma, comunque ringrazia Pagliuca e tutto il suo staff per quello che hanno fatto. Poi vabbè, aggiunge un'altra cosa, la Pantera tiene testa, no, ma questo era vecchio, scusate. Buonasera, la Pantera tiene testa alla Reggiana, anche se non porta niente a casa. Domenica spaziamo via Limolese, con un Porta Elisa bello caldo di tifo. Luca della Gradinata agitata. Avete riaperto proprio in questi giorni, anche avete proseguito con la campagna abbonamenti, ora poi dirò anche della prevendita dei biglietti, sta rispondendo il pubblico, come va? Abbiamo prolungato di 2 giorni la campagna abbonamenti su richiesta di alcuni tifosi che magari erano in ferie e non sono riusciti a tornare a Lucca per quando era prevista la scadenza. Oggi gli abbonamenti sono conclusi, ci si aspettava qualcosina di più, però va bene comunque. Prevendita per assistere a Lucchese Molese, giovedì 8, ma ormai giovedì 8 è passato, venerdì 9, domani dalle 15.30 alle 19, parliamo presso il Point Rossonero sotto la tribuna dello Stadio Porta Elisa, sì. Sabato dalle 10 alle 13, dalle 15.30 alle 19 e domenica dalle 10.30 fino all'inizio della gara al Botteghino, la gara con la Imolese inizierà alle 14.30. Beh, molti messaggi, ma Russo che fine ha fatto? L'abbiamo detto, è sempre nella Lucchese, i cartelloni degli sponsor bordo campo verranno cambiati da qui a domenica? Che ho visto sono tutti scoloriti, non lo so. Allora, il giudizio... Erotti dice anche questo. Certo, il giudizio, diciamo, rimandiamolo alla partita di domenica, perché qualche messaggio di qualche settimana fa diceva che anche il campo era impietoso, il terreno di gioco. E invece? Diciamo che aspettiamo domenica e poi magari se c'è da criticare siamo qua ad aspettare ogni critica. Salve, mi siete mancati, questa Giulia è per noi, non si firma, e poi dice questo stadio si fa o non si fa? Beh, se ci stavi seguendo, beh, vogliamo sperare proprio di sì, dai. Buonasera, volevo sapere se Russa, no, forse ti volevo dire, fa ancora parte della società e va bene.
Ma ribadiamo che... Allora ribadiamolo, dai, ribadiamolo perché magari perché c'è anche forse... C'è qualcuno magari che si è collegato in ritardo, ribadisco che il russo è una bandiera storica e attuale per la Lucchese, non c'è stato mai nessun ripensamento di farlo uscire dalla società. C'è stato un momento di allontanamento dovuto al fatto Scali, quindi lui come tutti noi siamo forse rimasti... Forse anche di scoramento da ma parte sì, di Bruno, sicuramente, che è quello però... che si era speso, no? Certo, questa... quindi ribadisco, Russo fa parte a tutti gli effetti della squadra dirigenziale della Lucchese. Buonasera, una domanda al Presidente, come mai non si è svolta la presentazione della squadra? Sarebbe stata una bellissima occasione per avvicinare squadra e tifosi. Lo so, questo ci abbiamo pensato, purtroppo poi... I tempi sono stati così ristretti, sia nell'allestire la squadra, sia nel ripartire e rifondare un po' quello che per un mese e mezzo non è stato fatto. E ahimè, ci dispiace, mi scuso con i tifosi perché era doveroso fare una giusta presentazione. Allora, Marco invece ci dice, lui ci solleciterebbe, Giulia, a non cominciare la trasmissione. Mi raccomando, non cominciamo la trasmissione senza dire che ha chiamato Capello, la nonna degradinata, e va bene, su questi due Marco te la concedo, però quando aggiungi Franco dalla Versilia, forse allora non c'è sempre seguito, perché Franco dalla Versilia purtroppo Marco Cervelli, possiamo, ecco, purtroppo mi piange il cuore, non ci può più chiamare, tanto per cominciare. Poi va bene Marco, il fatto che tu possa ridere o meno a noi ci fa piacere, poi dici ma mi sono perso qualcosa, qui quando parli di questo signore penso ti rivolgo al Presidente, in pratica dici che lui era quello che diceva che Pagliuca rimaneva la stessa squadra, Pagliuca allenatore, ma voi pensate che c'è ancora qualcuno che gli crede, roba da ridere, e mi fa piacere che ridi ancora, leggi il messaggio per piacere, te l'ho letto, Alessandro. È chiaro che a maggio uno può dire Pagliuca rimane, gli ho rinnovato il contratto per 2 anni, poi però non è che una persona la puoi... potevate anche dire a Pagliuca rimani, ma non, io no, chiaramente non mi pareva il caso, no? Non posso legare nessuno quando c'è una decisione da parte di un allenatore, quindi Guido Pagliuca ha deciso di andarsene contro le nostre forzature pregandolo di rimanere, e io cosa ci posso fare? Non ci posso fare niente. Ho chiesto a Pagliuca di fare anche una comunicazione ufficiale alla città e ai tifosi spiegando i motivi perché andava via e le scelte che ha fatto, si è rifiutato di farlo, di più io non potevo fare. Sono Tigo da Spianate, mi levate una curiosità, come mai non fate mai la presentazione della squadra come fanno tutte le società? Poi vedo giocatori che vanno con la macchina propria a fare allenamento. Puoi fare doccia allo stadio, e dovete ripianare debiti da tifoso, sono preoccupato. Io, vabbè, non so Alessandro, se vuole. Noi quando possiamo li leggiamo tutti, non è che facciamo discriminazioni di sorta, per cui poi voglio sentire qualcuno che dice ma il mio non lo leggete. No, no, io capisco che stando all'esterno si possono percepire determinate situazioni. Noi cerchiamo di sopperirle tutte, certo tutto è migliorabile, se qualche tifoso e qualcuno ci vuole venire a dare una mano, noi siamo ben disposti ad accettare chiunque. Le nostre possibilità arrivano a un certo punto, cerchiamo di soddisfare tutte le esigenze, certamente non tutte si possono fare perché anche noi abbiamo dei budget, però se questo tifoso e altri tifosi vogliono venire a darci una mano, noi siamo... L'avete sempre detto del resto? Certo, no? Noi siamo... le porte sono apertissime, c'è bisogno di tutti e c'è lavoro per tutti, basta venire e farlo. Jack il Folle dice speriamo bene, beh Jack il Folle lo speriamo tutti, vorrei avere le delucidazioni dal signor Vicky perché dopo 2 mesi di trattativa dove sembrava che la Lucchese fosse venduta al signor, qui fa un nome, io non, Salvatore Guida, è saltato tutto e ieri ha comprato il Grosseto. Grazie in anticipo per la risposta, dato che fino ad oggi dalla società trapelava 0 trattative. Questo è Fabrizio 82. Io non so chi sia Fabrizio 82, io sono Vicky 60 e quindi di trattative ne abbiamo fatte tante. E
se il signor Salvatore Guida ha preso il Grosseto, io gli faccio i complimenti, sono contento, un bocca al lupo per il signor Guida. Noi al momento non potevamo prendere altre decisioni che quella di ricostituire una squadra dopo gli eventi post-australiani. No, perché facci capire, l'alternativa qual era? L'alternativa non ce n'era. Alternative non ce ne sono, quindi appunto. Che la Lucchese sia ancora alla ricerca di investitori, questo lo confermo, perché alzare l'asticella... Al momento avete trattative in corso? Al momento non abbiamo trattative in corso, quindi questo lo posso dire tranquillamente, non ci sono trattative in corso. È anche vero che noi in questi due mesi ci siamo concentrati per ripartire e quindi non abbiamo dato troppo in là a eventuali interessi verbali che si sono manifestati. Tra l'altro devo dire anche questo signor Guida è uno di quelli che si è presentato e ha fatto delle manifestazioni di interesse. Io ho parlato personalmente col signor Guida e ho detto che i tempi non erano maturi, che se avesse voluto aspettare un discorso che si poteva rifare a settembre, quando la società era stata risistemata sotto l'aspetto tecnico e organizzativo. Poi ha deciso di acquisire, se ha acquisito il Grosseto, io gli faccio un bocca al lupo e sono contento per il signor Guida. Vabbè, poi adesso quando ripartiamo abbiamo il collegamento con Imola. Ma poi voglio sentire anche su questa vicenda delle trattative, insomma di quello che è un po' anche il pensiero di tanti tifosi, quello che ne pensa Giulio Castagnoli. Siete tantissimi davvero. A tra poco ci colleghiamo con il responsabile dell'area tecnica dell'Imolese per sentire un po' che aria tira da quelle parti. Allora, succede, purtroppo Marco Cervelli dalla regia mi dice che al momento non riusciamo a collegarci e niente. Vabbè, vediamo, se riusciamo più avanti abbiamo tempo ancora circa meno di mezz'ora, le 22:28 dobbiamo chiudere. Presidente Vichi, ce l'hanno un po' anche con Pagliuca perché Nico66 dice buonasera a tutti, avrei voluto che il vostro ospite avesse detto la verità, cioè che Pagliuca se n'è andato via per 30 denari dichiarando in un'intervista che Lucca è un piccolo mondo sportivo neanche fosse andato a Real Madrid. Per me è una delusione, parla di Pagliuca. Vabbè, ma insomma, Pagliuca, io dico questo Alessandro, è con tutto il bene che ha fatto il passato. Quindi sì, andiamo avanti, Alessandro Vichi ha detto che loro gli avevano chiesto di spiegare alla città di Lucca, se poi lui l'ha spiegato in altro modo, con altre fonti, logicamente non c'entrano questi dirigenti, no? Allora, ciao Guido, sei il mio preferito, grazie alla Versilia mi sono innamorato anche della Lucchese. Anche se a Lucca non sono mai stato, ma vieni a Lucca, vieni a Lucca. Questo chiama dalla Versilia, opinion leader, lo fare. Chiama dalla Versilia, no, poi dico. No, ma è l'inizio. Sono innamorato di Lucca, grazie. Tanto ti dai per scontato che sia un uomo, e questo lo dici te, perché all'inizio del messaggio mi ha un po' preoccupato. Ti dico chi è? Guido Casotti, numero uno, Diego da Lecce. Perché ci prendono un giro. Perché poi se era Marta da Gallicano era più preoccupante, no? Guido sei il numero uno. Fare nomi, ma perché devi fare nomi? Che non so. Vabbè, comunque noi ringraziamo Guido, questo di... perfetto, allora andiamo subito a collegarci con il responsabile dell'area tecnica dell'Imolese, Emanuele Righi. Buonasera Righi. Buonasera a voi, buonasera a tutti. E grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, grazie. Diciamo subito, Emanuele Righi, mi permetto di dirle, specialista in promozioni, 2020 Mantova, 2022 Giuliano, complimenti. Che carino, grazie davvero, è un bellissimo benvenuto, non essendo io particolarmente famoso, avere una persona che si è interessata, diciamo, della mia carriera, quindi grazie, sì, è andata bene. In questi due anni è andata bene, senza dubbio. Senta, io non so se adesso mi sente sempre, perché questo collegamento evidentemente non è molto fortunato. Lei è arrivata all'Imolese 3 mesi fa, se non sbaglio, aveva anche molte altre richieste proprio sulla scia dei risultati che ha ottenuto nelle ultime stagioni. Perché proprio Imola, perché proprio l'Imolese? Ma guarda,
qualche occasione c'era, oggettivamente. Diciamo che Imola è stata una scelta innanzitutto per avvicinarmi a casa. Io ho quattro figli che vivono con me e quindi avevano bisogno della mia presenza dopo un anno trascorso a Giuliano, vicino a Napoli, e quindi è stato un anno molto difficile dal punto di vista personale, ma molto soddisfacente dal punto di vista professionale. Quindi sicuramente Imola è stata una scelta prima di tutto familiare. E poi sicuramente il fatto di potermi cimentare in questa Lega Pro, che avevo comunque già conquistato col Mantova e conquistato anche l'anno passato, ha avuto la sua importanza. E poi non le nego che almeno inizialmente ho creduto in questa proprietà, e adesso ci ritroviamo in una sfida particolarmente difficile. Insomma, a me le sfide piacciono, questa lo è particolarmente, cercheremo di onorarla. Senta, siete partiti bene perché avete battuto l'Alessandria. È vero che forse ne parlavamo prima in studio col presidente della Lucchese, che è qui con noi, e con il collega opinion leader. Forse quest'anno l'Alessandria non è quello squadrone che abbiamo ammirato in tante altre occasioni, però voi avete vinto e sono già tre punti, diciamo, importanti per quelle che sono le vostre prerogative e quali obiettivi in questo campionato. Ma guardi, allora, io credo che questo sia un campionato dove ci sono 4-5 squadre che oggettivamente sono di un livello inferiore rispetto al plotone, così come ce ne sono, secondo il mio modo di vedere, almeno 3 che sono superiori rispetto alla media di questo campionato. Noi sicuramente siamo in quelle 4-5 squadre che devono cercare di salvarsi in tutti i modi, e non sarà facile perché il nostro livello è oggettivamente inferiore agli altri, ne siamo assolutamente consci e non abbiamo neanche troppa vergogna a dirlo. Il nostro è un progetto fondato su tanti ragazzi giovani per fare il minutaggio, per metterli in mostra, per cercare di fare delle sorprese, diciamo così. Quindi la nostra partita di domenica era una sorta di scontro diretto, già la prima di campionato. Siamo stati bravi perché l'abbiamo vinta, era una partita che dovevamo vincere e l'abbiamo vinta. Direi che tolta Entella, Reggiana, Cesena, secondo me nella parte sopra ci sono un gruppo di squadre molto interessanti, come la Lucchese stessa, che secondo me ha fatto un lavoro incredibile quest'estate per tutte le vicissitudini che ha passato, non certo per causa dell'attuale proprietà, hanno fatto veramente un lavoro spettacolare. Quindi siamo molto consci di quello che ci aspetta domenica, e insomma, si dice in questi casi che la palla è rotonda, il calcio e tutto il resto, ma insomma, Inter-Bayern-Monaco vince sempre il Bayern, secondo me, poi può finire 2-0, purtroppo sì, 4-0, lo dico da interista, però purtroppo Righi ha ragione. No, credo che il presidente, non so se Alessandro vuoi ringraziare per queste belle parole il direttore Righi. Ma non sono, guardi, non sono mica parole gratuite, sai, molto no, ma ci crediamo. Sono gli attaccanti che hanno preso, insomma, credo che abbiano fatto davvero un grande lavoro, ripeto, in una condizione che non era semplice. Io credo che Luca debba essere particolarmente contenta di quello che ha fatto questa società in questi mesi, e sinceramente è stata sorprendente. Io non mi aspettavo che riuscissero ad organizzare, ad allestire una squadra così competitiva in così poco tempo e con una progettualità che è stata, credo, veramente dalla sera alla mattina, perché insomma, se leggevo bene, c'era un passaggio di società in atto, quindi davvero tanti complimenti, ma non sono di facciata, sono proprio fatti concreti. Alessandro, per rispondere al direttore Righi. Ma innanzitutto, direttore, grazie di cuore, perché sono parole belle quelle che ha detto, ancor più che vengono da un territorio lontano da Lucca. Quindi mi fa estremamente piacere, perché il nostro lavoro forse è stato più apprezzato fuori da Lucca che da Lucca stessa. E per quanto riguarda l'inizio del campionato, le faccio i complimenti, perché è vero che l'Alessandria non è l'Alessandria dell'anno scorso, ma partire bene è stato comunque una bella cosa per voi. E sono ben contento di salutarla domenica allo stadio, e in bocca al lupo per tutto. Grazie Presidente. Righi, la ringraziamo. Sono io che ringrazio voi, sarà un piacere vedere il Presidente, vedere anche proprio la città di Lucca, dove risiede il mio primo allenatore da direttore sportivo, che è Massimo Borgia, e quindi solo per questo Lucca per me è una squadra a cui faccio veramente il tifo, perché con Massimo spesso abbiamo parlato di Lucca, e quindi è una squadra che seguo con grande simpatia, insomma, quindi sarà un piacere essere con voi domenica.
Grazie Righi, buona serata da parte di tutti noi. Grazie. Buonasera. Grazie, grazie. Beh, bel collegamento, un po' faticoso tecnicamente, però no, devo la parola all'opinion leader, mentre adesso possiamo sfumare queste immagini e ringraziamo di nuovo il direttore Righi. Allora, vabbè, il discorso di prima che facevamo col presidente, so che volevi un po' precisare alcune cose, no? No, più che precisare, diciamo, ne abbiamo sentite un po' di tutti i colori, no? Di ricordate che poi non si capisce bene per quale motivo, poi, vedi, questa cosa qui era rimasta sotto traccia, no? Per la stampa, perché nessuno ha tirato fuori il nome di Salvatore? Guida. Però giustamente lui forse, non so per quale motivo, ha deciso attraverso i tifosi, come già qualche altro in passato, ha deciso attraverso i tifosi di fra virgolette, di farsi bello. Come dire, io volevo la Lucchese, ma la Lucchese non me l'hanno data. Ma stai parlando di Guida? Sì. Ora dico io, secondo me chi è veramente interessato e chi è che vuole fare le cose come comanda il cielo, deve assolutamente interfacciarsi con la società in gran segreto, come è stato fatto, e poi magari anche con l'amministrazione comunale, perché c'è comunque un progetto, diciamo, di cui parlavamo poco fa, che riguarda lo stadio, che insomma è molto legato un po' a tutto, no? Quindi io dico che bisogna spingere ora o mai più. Quindi ben vengano soci, ben vengano. Adesso loro sono sempre stati aperti, eh? Assolutamente. Il primo giorno che sono arrivati. Quindi. Assolutamente, ma poi voglio dire, guarda, qui Emanuele Vichi, che è il figliolo di Alessandro, mi può essere buon testimone. Io ho sempre detto che in quella famosa conferenza stampa dove Alessandro così fece un po' l'escursus di quello che era successo con Scali, lui fu molto, 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 molto onesto, è stato onesto anche stasera quando ha detto che noi più di così non possiamo fare, nel senso che mettiamo in campo una Lucchese competitiva, la migliore Lucchese del mondo, il più possibile, però il budget è quello, le risorse sono quelle, si sa che la Lucchese vive grazie alle sponsorizzazioni per gran parte, per cui dico, loro lo sanno, prima di tutti noi, no? Sanno che c'è questo famoso debito di cui parlava anche il tifoso, che prima o poi in un modo o in un altro va ripianato, perché poi è chiaro che anche se gran parte dei debiti derivano da quel famoso diciamo sbriciolamento dei contratti di giocatori degli altri anni, insomma sono tutte cose che con le leggi Covid, chiamiamola così, hanno fra virgolette permesso di spalmare diciamo la parte lorda dei contratti dei giocatori. Trovi l'opinione pubblica un po'. D'altro canto, prima abbiamo sentito Righi, che mi pare uno che è molto dentro il calcio e secondo me anche molto abile, perché sennò non si vincono due campionati in due anni, che ha fatto complimenti, si vede che ha seguito la campagna acquisti, che effettivamente quest'anno la rosa della Lucchese, poi ripetiamo sempre, il campo è quello che conta, però presi uno per uno, mi ricordo la presentazione di giocatori come Tiritiello, Maddaloni, Di Quinzio, Bianchimano, sono giocatori per la categoria importante. Ti pare che ci sia un po'... sia un po' troppo critica l'opinione pubblica, quella nostra, quella locale? Ma guarda, mi ci metto anch'io. Fermo restando che il tifoso fa il tifoso, e per amor di Dio, quello... Guarda, onestamente mi ci metto anch'io, perché poi anch'io alla fine qualche volta critica mi scappa, perché poi alla fine siamo tifosi, noi si nasce tifosi, no? E quindi il tifoso è ovvio che vuole sempre vincere, vorrebbe sempre competere per le primissime posizioni. Ora, a parziale scusante, ma neanche tanto parziale, c'è il fatto che onestamente a Lucca da ormai troppi anni si vive... Non credo che sarà colpa di questi signori. No, assolutamente, io non dico che è colpa loro, assolutamente. Ora mi ridiranno più che mi ridiranno che faccio l'avvocato difensore di questa dirigenza, io non mi rimangio, ma non credo mai... proprio che se è successo quel che è successo dal 2008 ad oggi sia colpa di questi signori. Questa la Palissiano è impossibile. Ce ne sono però, di colpevoli, sì, c'è però, l'imbarazzo della scelta. Certo, però è anche vero che insomma il tifoso lucchese di gioie poche, di dolori tanti. Quello purtroppo è così. Estati diciamo trascorse in serenità al mare, pensando a quale giocatore verrebbe a rinforzare la squadra. Bisogna andare indietro di parecchi anni. Bisogna andare indietro. Quindi diciamo un certo scoramento va anche capito. Sì, ma quello senza dubbio. Ciao Giulio, secondo te la Carrarese può essere la rivelazione? Con gli acquisti di Della Latta, Schiavi, D'Ambrosio, Pelagatti?
un saluto ad Alessio, velocemente, perché sì, io credo che la Carrarese potrebbe essere la rivelazione, anche perché c'è un allenatore che a me piace molto, che è Dal Canto. Hanno fatto un buon lavoro, sulla carta anche loro hanno fatto un buon lavoro, vediamo poi il campo quello che dirà. Salutiamo gli amici di Carrara che tra l'altro da quelle parti ci seguono abbastanza. Poi Alessio lo conosco, è un amico, ciao Alessio. Allora, Presidente, al volo, perché il Faina di Gallicano è molto gettonale, anche se domenica, io so che spesso ci segue anche questa trasmissione, ha iniziato 0-0, sì, con il Città di Castello in Serie D. Però ti chiedono, poi mi rispondi dopo la pubblicità, ma Bangioni, il presidente, non gli è mai venuto in mente? Luca, pubblicità e poi il presidente ci risponde. The Final Countdown, te la ricordi, Opinion Leader? 1987. Europe, grande. A un rocchettaro come me domani fare una domanda del genere? Io lo sai che sono a Mine Celentano e su questo credo che il presidente... Assolutamente. Oh, meno male, meno male. Domenica, no, anche De André. Certo. No, perché... Anche Luciano Saioli. Ognuno ha avuto le sue epoche. Vabbè, mettici Claudio Villa. Però voglio dire, non vi fate così anziani. Ponte Tetto Rossonero dice, domenica riempiamo. Ma lo dovete fare, perché il presidente ha detto, abbonamenti sì, ma si aspettava, ma lo dovete fare. Domenica riempiamo il più possibile Porta Elisa per portare la Pantera alla vittoria. Questa è una squadra nuova, rifatta di sana pianta, sono tutti nuovi, a parte ho contato complessivamente in rosa con i due portieri, mi pare ne sono rimasti 7, quindi veramente pochi. Sì. Ho fatto bene i conti? Sì. Ma mi preparo, Presidente. No. Non è... 7 di cui 3 portieri però. Cui 3 portieri. Ponte Tetto Rossonero, tutti a Ponte Tetto che è qui a due passi, tutti allo stadio. Lo so, ha alzato il dito prima che mi vuoi dire una cosa, ora ti do la parola, poi Opinion Leader. Ho detto, devo fare una polemica, ora poi la fai. Sì, buonasera, sono Alberto, vorrei chiedere notizie sulla trattativa. Ancora parlano di questo signor Guida, Presidente ha già risposto, dai. Alberto, ha già risposto il Presidente, quindi... Era meglio se era Gloria Guida, ma qualche anno fa però, Allora, buonasera, è previsto per la stagione in corso un punto vendita biglietti... anche in zona Sant'Anna, questo ce lo chiede Luca 71. Non lo so, quindi non posso assolutamente esprimermi, mi prendo nota di questa richiesta, magari in una prossima trasmissione o faremo una comunicazione, un comunicato stampa, mi devo informare con Santoro che è lui l'uomo del marketing, è lui, quindi, l'uomo che organizza più che cose. Mai l'uomo del marketing, più che mai. Senti Presidente, questo mi dà lo spunto per ricordare che avete confermato, nelle Lucchese ci sono diversi monumenti, no? Ma con tutto il bene, come il dottor Tambellini che abbiamo avuto anche ospite, persona squisita, l'avemmo proprio ai tempi del Covid, ti ricordi? Come si può collaborare con lo staff sanitario della prima squadra? E aggiunge tra parentesi, non medico, probabilmente quindi è uno che non è un medico, però dai presidente, sarebbe il sogno di una vita. Tanto ormai l'abbonamento l'ho già fatto, io non l'ho capito perfettamente, non so se vuoi collaborare con lo staff medico, poi ci dici che l'abbonamento l'hai già fatto, vabbè. Puoi rispondere a questo signore, posso rispondere, sì. Che ben vengono se qualcuno ha voglia di venire a fare esperienze, stage e magari anche specialista in qualche attività. Magari fisioterapista, non lo so. Ben vengano, certo. Non c'è nessuna preclusione, la porta è apertissima. Buonasera e ben ritrovati, sono d'accordo con Giulio per quanto riguarda la prestazione del Mapei Stadium, con le dovute attenuanti dovute alla costruzione della squadra, conclusasi a pochi giorni dalla fine del mercato, perché insomma, Tiritiello e compagnia viaggiante, addirittura gli ultimi due di Ravasio e l'altro sono arrivati proprio l'ultimo giorno. Quindi domanda al Presidente, potevamo affiancare a mister Maraia come secondo Stefano Fracassi? Sì, assolutamente sì, solo che Stefano aveva dei problemi personali. Non è andato a Siena Stefano, non assolutamente credo. Assolutamente no, Stefano è un lucchese doc, ha la lucchese nel cuore, quindi lui mai tradirebbe i colori rossoneri. Quindi con Pagliuca ma alla lucchese. Ma sì, alla lucchese assolutamente sì. Con Stefano ho un ottimo rapporto, lui sa che quando... Quindi non si può escludere... Lui sa che quando potrà risolvere alcuni problemi...
problemi più di carattere familiare, penso. Le porte sono aperte. Assolutamente, per Stefano magari è un valore aggiunto per noi. Paioni aggiunge, secondo me un carattere come il suo, quello di Stefano Fracassi, il nero, avrebbe compensato, lo definisce, quello sornione di Maraia. Ora, il sornione Maraia, speriamo che come tutti i sornioni poi sia il fatto suo. L'opinion leader ha più l'aria da furbetto che da sornione, però... E Stelli che mi stuzzica, alza, come fa? Fai vedere come hai fatto. E ora ti do la parola, aspetta. Poi, vorrei sapere se è noto il numero di abbonamenti fatti quest'anno e il motivo per il quale non c'è stata una presentazione ufficiale della squadra, il presidente l'ha spiegato, non so se ci sono i numeri, però insomma aspettavate qualcosa di più. Sì, diciamo che per il livello di questa squadra, per il livello che ha la città di Lucca, francamente siamo al 50% delle nostre aspettative. Ho capito, allora forse ho intuito anche il numero. Vabbè, leggiamo Linda e poi ti faccio parlare. Dai. Buonasera, sono Linda, bentornati Guido e Giulio. E su Giulio dice in forma strepitosa. Allora, ha fatto vedere stasera le foto che era in bicicletta, su quale passo era. Poi risulterebbe di foto, come si chiamano. Guarda, c'è Paolo Nella Moriano che mi vede spesso, quindi... Innanzitutto volevo fare in bocca al lupo a Pirola che si è immolato per salvare un gol, sì, è vero. Poi voglio salutare il presidente Vichi, dice Linda, che sa la grande stima che ho per lui e quindi non aggiungo altro, sarà il campo a parlare, e beh, questo è vero. Ma io credo che sia stata costruita una buonissima squadra, anche se credo ci vorrà un po' di tempo affinché la squadra trovi l'amalgama giusta. Volevo chiudere con una curiosità. Una volta quando un imprenditore, in questo caso parola grossa, voleva acquistare una società, si rapportava con i proprietari ed eventualmente col comune. Non so se fai riferimento a quel nome che ha fiorato più volte stasera. Ora vedo che l'interesse viene palesato tramite social o comunque tramite tifosi, davvero incredibile. No, davvero, aggiungo io Linda, davvero strano e perlomeno, vai, per via, davvero strano, dai, perché non dovrebbe funzionare così, perché se le società si c'è sui social, che sono una grande conquista, quando non si abusa, si usa e si abusa e se ne fa un uso scellerato, e purtroppo succede sempre più spesso, ma non è lì che si fanno le trattative per cedere le società, se no stiamo scherzando. Opinion leader, dai, hai alzato il ditino, ora 7 minuti alla fine, dimmi quello che volevi chiedere. No, volevo dire che mi sembra che la trasmissione... Tra 7 minuti dobbiamo chiudere. Esatto, quindi mi sembra che la trasmissione abbia bisogno di un pochino più di tempo, visto che mi hai detto prima a pausa che ci sono ancora tantissimi messaggi. Ma io vorrei dire qualcosa poi anche ad esempio, a caso, vabbè, completa poi, dai. No, e quindi faccio un appello al mio amico Giulio del Fiorentino. Tuo omonimo. Al mio omonimo Giulio del Fiorentino, che magari si riesca a perlomeno... Avremmo diciamo un quarto d'ora in meno. Perlomeno per mantenere anche i tempi della scorsa stagione, visto che comunque i tifosi ci seguono. Poi la vorremmo arricchire ancora la trasmissione. Appunto, molto carino anche, stavo dicendo, il collegamento con il direttore sportivo del Limolese, che potrebbe essere ripetuto tutte le settimane. Quindi, però, per far ciò, secondo me, ci vuole almeno un quarto d'ora in più, via. Allora, io vorrei leggere ancora tanti messaggi, però Marco, facciamo per favore vedere quelle immagini di Pertore, perché io so quanto il presidente Vichi, 2 estati fa, parlavamo al telefono, faceva molto caldo, io ero qua sotto a passeggiare sotto il parcheggio qui del Polo Tecnologico, lui non so, forse era a casa, e mi disse una cosa: io alla Lucchese femminile ci tengo tantissimo e ci punto tantissimo. Quest'anno la squadra è stata affidata a un altro monumento del calcio lucchese come Tony Caruezzo, domenica ore 15:30 a Saltocchio, perché quest'anno la squadra femminile giocherà lì. Ci sarà il debutto contro il Freedom Cuneo, anche quest'anno è un gran bel campionato con tante squadre di diverse regioni. Allora Presidente, si riparte anche lì, squadra in parte confermata, però avete anche delle straniere quest'anno, cosa ci dici? Allora innanzitutto faccio un correttivo, perché domenica c'è la prima di campionato, ma non sarà a Saltocchio, giocheranno all'Acquedotto. All'Acquedotto, sì, perché come dicevo prima, campo va completato ancora su Saltocchio, dobbiamo ancora terminare alcuni lavori. Quindi ci dai una notizia, va bene. Sì, sì. Questo lavoro fatto quest'anno per il settore femminile è stato enorme, perché al di là di nuovi soggetti che sono entrati, che fanno parte dello staff, abbiamo allestito, oltre alla prima squadra, altre 5 squadre. Beh, l'Atesana Juniores mica male.
avevamo l'ante già una riunione si mica male, ma abbiamo fatto un ulteriore implemento con altre tre squadre oltre a quelle che avevamo. In più quest'anno per la prima volta abbiamo anche la scuola calcio femminile, bambine... Comunque anche quel raduno che faceste allo stadio proprio, sì, Porta Riva, settimana... probabilmente è servito, no, ad avvicinare... Assolutamente, no, sì. Tanto l'Italia femminile qualificata al mondiale, e tutto fa, perché poi calcio femminile in Italia sta prendendo tutte le grandi squadre, ora hanno la squadra femminile, è no? È forte espansione, quindi il futuro del calcio, quello maschile rimarrà sempre, ma quello femminile... Perché no? Un grosso futuro davanti. Certamente. Quindi fammi capire, perché io sono curioso, no? Quindi ora, finché non è pronto Saltocchio, le ragazze, laddove possibile, potrebbero tornare a giocare quando non c'è la concomitanza anche allo stadio? Certamente sì, certamente sì. Ho capito, sì, no, sì, perfetto, perfetto. Assolutamente sì. Va bene. Allora, buonasera, quando vi decidete ad aggiornare il sito, non so se parli, ma non parli, credo che parli del nostro, forse con i giocatori e lo staff di quest'anno, forse sì, soprattutto quando ci sarà la Lucchese, qualcuno che riesca a gestire i social, grazie a Daniele Da Lucca, che è un po' critico, poi è possibile sapere il dato ufficiale degli abbonati? Io non lo so, Daniele, non lo so, sul sito non... So che avete cambiato l'ufficio stampa, che devo dire personalmente, io lo dico pubblicamente, la signorina o signora Alessia Lombardi sta lavorando con grande alacrità e grande disponibilità nei confronti di tutti. Poi ragazzi, neanche lui fece il mondo, quanti dice ne vuole? 6 giorni, poi il 7° si riposò. Ti riposò, no? Ecco. E come dicevamo, e tu l'hai detto quindi. Ecco, noi siamo ancora al quarto giorno, quindi non siamo ancora al 7°, ma questo è una delle cose che giustamente dobbiamo mettere a punto. Alessia Lombardi è una new entry dell'ufficio stampa, perché Bernardi è andato a piegarsi in altro settore. In altro settore. E abbiamo preso anche una signorina molto brava che si occuperà dei social. Okay. Quindi stiamo mettendo a punto tutte queste cose, perché lo sappiamo, è il pane di tutti i giorni e giustamente vanno adeguati, perché è giusto che i tifosi sappiano la vita di tutti i giorni, di cosa avviene all'interno della Lucchese. Se no, come fate a fare le trattative con gli acquirenti? Assolutamente. Se no, trasformati un attimo in Santoro. Visto, lo sai come si chiama il nuovo allenatore del Chelsea? No, l'hai visto? No, non l'ho visto, perché so che hanno esonerato Tuchel ieri sera, ma non so. È come il maghetto del film, lo sapevi? No. Ah, vabbè. Allora, buonasera, quando sarà possibile acquistare nuove maglie? Tra l'altro sono tutte belle, quella nera, quella rossonera, io dico la mia, a me le strisce piacciono un po' più larghe, però vabbè. E poi quella gialla che avete giocato, quella è molto bella anche con la banda. Sì, sì, sì. Quando sarà possibile acquistare nuove maglie? Penso tra un mese circa. Ora dobbiamo allestire tutte le squadre con il nuovo abbigliamento. Ovviamente quando si parla di tutte le squadre è chiaro che la priorità è alla prima squadra, ma noi abbiamo anche un enorme settore giovanile che deve essere allestito. Quindi ci vorrà ancora una mesata, perché di materiale è ordinato. Primi d'ottobre? Sì, penso di sì. Poi lo comunicheremo a Curvo Ovest, tanto tutti i giovedì siamo qui. Quindi. Come hai detto te, lì il mago è proprio Mario Santoro, quindi lui su queste sì, cose... Sì, sì, ma Santoro ma lo sappiamo che è mago. Favoloso. Allora, desidero chiedere... Qui ti chiedono di Panati, Matteo Panati, che dicono è sotto contratto con la Lucchese ancora un anno... Ma non fa parte della rosa, si no, tratta di un giovane forte, dicono potrebbe far comodo alla causa. Paolo, uno dei 6.000 di Ferrara, quindi Paolo si rifà addirittura. Potrebbe far parte della causa lucchese se fosse della Lucchese, ma questo signore evidentemente non è aggiornato. Infatti mi pareva a me che non... Panati ha fatto la rescissione del contratto circa una settimana fa. Allora... qui criticano, ma io dico una cosa, sono passati 90 minuti e già c'è chi critica il tecnico della Lucchese, dategli tempo, vediamo, mamma mia, quest'anno con un allenatore vero si andrebbe diretti in Serie B, dice, e con Maraia invece si rischia forte, nonostante tutto, anche se si retrocedesse, l'importante è battere il Pontedera. Beh, mi sembra questo come quello che, insomma, per far dispetto alla moglie prende il martello, no? Tua opinion leader. Non, sì, lo faresti, non lo faresti mai, no, di darti le martellate, no, opinion leader? Non sono abituato. Eh?
Vero che anche il presidente che poi ha preso il Siena si era interessato a rilevare la Lucchese, cuore rossonero. Confermo. Questo è vero, sì. Sì, sì, confermo. Questo è vero. A proposito, opinion leader, questo è lui? No, vediamo un po'. Vabbè, sì, il tuo amico non manca e dice che gli sta simpatica Limolese, diciamo così. Salutiamo Leonardo da Cascina. Beh, io in questo momento qui mi dispiace per gli altri amici pisani che ho sparsi appunto per la provincia di Pisa, ma in questo momento io mi sembrerebbe di sparare sulla Croce Rossa, ti dovessi rispondere. Leo. Comunque salutiamo, insomma, dopo 4 mesi sì, abbiamo ritrovato comunque anche Leo, lui. Se ti devo rispondere, sappi che è come sparare sulla Croce Rossa. Buonasera, non vedo come si possa criticare il presidente e i suoi collaboratori. Stanno dando il massimo da 3 anni, vanno solo ringraziati. Senza di loro dove sarebbe la Lucchese? Non si sa. Bravi, Ettore dalla Versilia. Quindi anche dalla Versilia, vedi, ci seguono molto. Saremo in chiusura, io devo chiudere. Buonasera a tutti, voglio chiedere al presidente Vichi a che punto è la trattativa. Qui torna un nome di cui pure con Riccardo Corredi, grazie e forza Lucchese sempre. Ma beh, l'amico io... Riccardo Corredi che dire, vediamo anche, sa, fa pubblicità anche sulla nostra emittente. Sì, ora chiudiamo Marco, chiudiamo subito. Che sappia io, signor Corredi non si è mai avvicinato alla Lucchese, né mai ha fatto. Quindi sono notizie prive di fondamento. Assolutamente. Noi non vendiamo materassi, quindi. Vabbè, lui li vende, dobbiamo. Okay. È un personaggio. Va bene, presidente, ci sarebbe voluta ancora mezz'ora, l'opinion leader sua l'ha detta anche su questo. In bocca al lupo per tutto, per questa stagione. Grazie. E tutto quanto è tutto quello che state cercando di fare per il bene del calcio lucchese e della Lucchese, che è un patrimonio, è un bene di tutti. Per esempio, che ora dopo Curvoves che c'è? No, indipendentemente da quello che c'è, noi non stiamo a vedere. Quello che c'è sono pure trasmissioni gradevolissime. Beh, noi l'appello l'hai lanciato, dai, poi vediamo. Okay. Noi torniamo giovedì prossimo, sempre alle 21.15, sperando di avere un po' di tempo in più. Vediamo, ringraziamo Marco Cervelli, avremmo avuto tante altre cose da dire, tanti altri messaggi. Vi ringraziamo tutti, grazie e buonasera.